Caselli, ne ha facoltà, a lei onorevole. Sì, grazie Presidente. Io credo che questo sia un tema importantissimo e lo è non soltanto per quello che i colleghi hanno detto sino a questo momento, ma perché quello che abbiamo vissuto, cioè il periodo SARS, Covid-19, coronavirus, insomma, indipendentemente da come lo si voglia chiamare, è indubbiamente ha messo in evidenza in tutto il mondo un problema. E il problema è che le donne sono esposte su molteplici fronti a delle discriminazioni che non sono soltanto quelle che immaginiamo, quindi quelle di genere, quelle di violenza, ma è una discriminazione nei fatti, una discriminazione nel modo di percepire, sentire se stesse. E questo viene purtroppo amplificato quando leggiamo i report. Io ho letto recentemente lo schema che è stato riportato nel testo delle Nazioni Unite che hanno pubblicato questo report che è The Impact of COVID-19 on Women, e da questo emerge chiaramente come il tema della gender equality è al numero 5 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. E la pandemia ha indubbiamente amplificato le disparità esistenti, ha portato indietro i progressi che erano stati fatti negli ultimi anni. E quindi togliamoci subito un dubbio, perché sempre stando ai dati che leggiamo nel Global Gender Gap Report del 2020, nessuno di noi vedrà la parità di genere in ambito lavorativo nella propria vita. Ci vogliono altri 108 anni perché la parità possa essere raggiunta. E allora, se tutto questo è vero, e indubbiamente lo è perché viene riportato in dati ufficiali, dobbiamo preoccuparci, di capire come poter in generale la cultura della parità. Perché la parità non è soltanto qualcosa che si ottiene nelle cabine elettorali o che si può pretendere attraverso degli atti di indirizzo politico. La parità è qualcosa che va coltivata nella cultura delle giovani donne, delle giovani vite, affinché abbiano una consapevolezza di se stesse diversa da quella che probabilmente sino a questo momento abbiamo diffuso. E credo che il femminismo abbia un po', diciamo, abbia un po' ingenerato una errata convinzione, che è quella che le donne debbano essere come gli uomini, cioè debbano sviluppare se stesse ad immagine e somiglianza degli uomini. Non è così. Ed è proprio contro questa cultura che noi dovremmo invece combattere per dare alle donne la consapevolezza di se stesse e che si può essere pari, si può essere anche meglio e non c'è bisogno per questo di barriere femministe. Ma torniamo ai fatti, e tornando ai fatti, i numeri dell'Istat che hanno portato poi a discutere oggi di questi temi ci raccontano di un calo impressionante nel mondo del lavoro, un gap, quello del mondo del lavoro, che ha fatto sì che venissero persi soltanto in questo anno 249.000 posti di lavoro e a fronte invece dell'1,5% perso tra gli uomini. E questo definisce indubbiamente una criticità evidente, un peso sociale che a maggior ragione è stato amplificato nel periodo Covid. Basti pensare ad esempio a tutti i contraccolpi dello stravolgimento della quotidianità dovuto alla diversa organizzazione del lavoro, della vita familiare, circostanze che spesso si sono difficilmente ben combinate. E basti pensare anche alle difficoltà nell'affrontare la DAD. Io lo vivo quotidianamente per poter essere qui in aula. Questa mattina ho lasciato a casa due bimbi di 8 e 5 anni di fronte ad un computer seguiti da una babysitter. Ecco, questo vi dà la percezione di quanto sia
in questo momento complesso e difficile essere donna che lavora e contemporaneamente non rinunciare anche al proprio diritto di essere madre. E allora cosa intendiamo noi per pari opportunità? Le pari opportunità sono quelle che vengono date alla base. Ci vuole la capacità di sviluppare un sistema attraverso il quale ci siano uguali possibilità per tutti, all'interno delle quali poi ognuno possa sviluppare e possa sviluppare se stesso e possa competere. E questo lo si fa attraverso un sistema che deve necessariamente rendersi conto della diversità di quello che vuol dire essere donna nella società moderna e soprattutto che dia la possibilità alle donne di non dover fare necessariamente una scelta fra lavoro e famiglia, fra carriera e figli e continuare ovviamente nelle proprie ambizioni personali come lavoratrice, ma anche nelle proprie ambizioni personali come donna, come madre e come caposaldo della famiglia italiana, perché noi non possiamo dimenticare che la nostra cultura gira ancora attorno alle donne ed è per questo che è ancora più importante oggi dare la dimostrazione che la sensibilità nei confronti dell'essere donna, dell'essere femminile debba e possa essere ancora sviluppato. Dobbiamo indubbiamente sviluppare la promozione di politiche sociali, economiche, culturali, anche nell'ambito della formazione. È un nodo ormai indifferibile se si vuole avviare un percorso per una società in cui ognuno possa trovare il suo ambito di sviluppo individuale. Un aspetto da cui non può sottrarsi nemmeno la politica educativa e universitaria. E per comprendere questo basta leggersi uno studio di Almalaurea riferito all'anno accademico 2018-2019. Ebbene, per quanto riguarda le aree accademiche STEM, ossia del comparto tecnico, scientifico, tecnologico e della matematica, soltanto il 18% viene scelto dalle ragazze. E queste aree garantiscono una maggiore occupabilità, eppure continuiamo ad avere una differenza di cultura, perché, e tengo veramente a ribadirlo, il concetto principale è che diventa assolutamente necessario sviluppare a partire dalle giovanissime generazioni la cultura della parità, non soltanto la cultura della crescita o del dover ottenere delle cose perché si è donne. Ci vuole cultura della parità, bisogna creare nelle giovani generazioni la consapevolezza che si è alla pari e fino a quando questo non verrà fatto ci ritroveremo di fronte ai dati allarmanti sulla violenza delle donne, donne che non avendo indipendenza economica troppo spesso restano anche attaccate ai propri aguzzini proprio per quella esigenza economica. E veniamo a un altro punto fondamentale, la differenza che c'è nella considerazione salariale. I dati anche in questo caso sono veramente molto, molto allarmanti. L'Italia su 153 paesi analizzati dalle Nazioni Unite è al 70° posto nella opportunità lavorativa e salariale e se poi andiamo ad analizzare invece il posizionamento dell'Italia all'interno dei paesi della Unione Europea siamo agli ultimi posti. E questo ovviamente rappresenta in maniera chiara quanto in Italia, ancor di più che rispetto alle altre nazioni, sia necessario un cambio di passo e ovviamente un cambio culturale. Noi abbiamo la necessità di ricordare che la figura della donna nella società ha una connotazione complessa e il contenuto di questa mozione indubbiamente coglie questa
questa connotazione, dalla necessità di protezione fisica per chi è vittima di violenze alla possibilità di conciliazione del ruolo di mamma e quello di lavoratrice, obiettivo che presuppone il miglioramento dei servizi. In una fase di ripartenza come quella che ci auguriamo si verificherà tra breve per il nostro Paese, un punto di incontro tra merito e solidarietà per ridurre le disuguaglianze è l'unica strada possibile. Indubbiamente questa mozione va in questo senso, ma io mi auguro e auspico che le parole che abbiamo sentito quest'oggi in quest'Aula non restino semplicemente lettera morta all'interno di un atto e un provvedimento di questo Parlamento, ma che vengano tradotte in realtà attraverso lo sviluppo della cultura della parità e la possibilità concreta di incidere sulle politiche del lavoro per le donne. Mi permetta, Presidente, prima di concludere, semplicemente di farle un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente mi unisco, non l'ho fatto all'inizio, mi perdoni, ero presa dalla discussione, mi unisco a tutti i colleghi che le fanno le congratulazioni per il ruolo. Grazie. Grazie onorevole Lucaselli, grazie.